Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi in studio Ilenia Rento, che è la presidente dell'Atera di Belluno, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Belluno. Bentrovata, presidente. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori. Grazie per essere qui con noi, allora, per cominciare a dialogare un pochino sulle attività proprie della vostra azienda territoriale. Allora, comincerei innanzitutto col ricordarci a tutti quanti noi un pochino qual è anche il patrimonio, la struttura della vostra realtà, che cosa fa e come si compone. E Ater ha circa 1800 alloggi di edilizia residenziale pubblica, 200 alloggi in social housing, poi ha immobili commerciali e qualche box auto, per un totale di circa 2200 unità, un patrimonio stimato di circa poco più di 70 milioni di euro. Una realtà importante, insomma, sul territorio bellunese, che ha una lunga storia, insomma, la vivacità al lavoro non manca all'interno del vostro sodalizio. Sì, siamo presenti in quasi tutti i comuni della provincia bellunese. Tra i temi ovviamente di stretta attualità all'ordine del giorno che vi vedono particolarmente impegnati vi è ovviamente la questione del super bonus. L'Atera appunto da tempo è al lavoro per cogliere le opportunità del 110% in campo di efficientamento energetico. Avete messo a punto un'azione che così si differenzia, diciamo, in due macro settori, se vogliamo dire. In realtà noi siamo partiti qualche mese fa e abbiamo fatto una valutazione su tutto il patrimonio di Ater. E abbiamo individuato circa 1380 alloggi meritevoli appunto di utilizzare questo finanziamento. Abbiamo scartato gli altri perché o sono già stati efficientati oppure di recente costruzione o perché soggetti a vincolo. Poi di questi 1380 alloggi li abbiamo suddivisi in alloggi che sono distribuiti in condomini totalmente di proprietà dell'Atera, sono circa 800, e alloggi invece che insistono su condomini che sono in proprietà mista dell'Atera e di privati, ossia quei condomini che erano inizialmente completamente di proprietà dell'Atera, poi alcuni alloggi sono stati venduti, altri sono rimasti di proprietà dell'Atera e quindi adesso sono in proprietà mista. Abbiamo fatto questa suddivisione perché dobbiamo necessariamente procedere in due modi diversi. Nel caso di appartamenti in condomini con proprietà mista, seguiamo le norme del Codice Civile. Quindi con un'indagine di mercato, ovviamente che rispetta tutte le norme pubblicistiche e garantisce la condicio, la trasparenza. Certo. Abbiamo chiesto se c'erano operatori disponibili a portare avanti questo progetto e ne abbiamo individuati 5 che ci davano le garanzie che abbiamo chiesto, quindi garanzie di solidità aziendale, garanzie di tempistica, garanzie di qualità dell'opera e soprattutto garanzie finanziarie, perché questo ci permette di accedere allo sconto in fattura e significa che i proprietari degli alloggi, noi compresi, non dovremo pagare soldi per questi interventi, ossia per gli interventi finanziati, trainati e trainanti. Di questi 5 soggetti ne abbiamo scelto uno, quello che secondo noi aveva le caratteristiche migliori, e adesso stiamo partecipando alle assemblee condominiali, stiamo spiegando in cosa consiste poi questa progettazione e poi chiediamo chiaramente alle assemblee di votare. Chiaramente noi presentiamo il nostro soggetto come lo può fare un qualsiasi altro proprietario di alloggi. Non vogliamo imporre la nostra scelta a nessuno e in particolare anche quando ci troviamo in condomini dove noi abbiamo la maggioranza della proprietà, però vediamo che c'è un gruppo di condomini che non vuole assolutamente partecipare al progetto, noi ci asteniamo dalla votazione. Perché? Perché è piuttosto complicato partecipare al 110% e se troviamo già inizialmente degli ostacoli, quasi sicuramente non lo porteremo a termine.
quindi ci conviene rivolgere le nostre energie in altri condomini. Certo. Immagino che sia un percorso abbastanza impegnativo, perché comunque doversi relazionare anche con tante persone, immagino siano riunioni, assemblee un po' lunghe, approfondite, insomma non deve essere un lavoro facile da gestire. Infatti l'abbiamo pianificato, i nostri tecnici partecipano appunto alle diverse riunioni e dovrebbero terminare questa settimana indicativamente. E attualmente abbiamo già raccolto la disponibilità di più di 200 alloggi. Beh, già un buon numero, ecco, diciamo questo. Sì. Dall'altra parte poi? Per quanto riguarda invece gli alloggi che abbiamo, i condomini dove abbiamo gli alloggi in piena proprietà, lì dobbiamo necessariamente seguire il codice degli appalti. Quindi siamo partiti con un progetto pilota che riguarda il quartiere di Levego, dove sempre secondo le norme pubblicistiche abbiamo affidato la diagnosi energetica ad un'azienda e poi affideremo la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Se andrà a buon fine, ripeteremo il progetto sugli altri condomini che abbiamo. Quindi dal punto di vista del patrimonio, del vostro patrimonio, la misura del superbonus quanto potrebbe appunto interessare questa realtà? Cioè una formula accattivante, vincente? Quali sono secondo lei un pochino gli aspetti positivi anche di questa misura? Allora, gli aspetti positivi sono che noi siamo trainanti anche per tutti quegli inquilini, quei proprietari di edifici privati, di alloggi privati che hanno gli alloggi nei nostri condomini, ma soprattutto aumentiamo la durata degli edifici in questo modo, aumentiamo il valore degli edifici, migliora la qualità dell'abitare, sicuramente si abbassano le spese di riscaldamento che per noi rappresentano la maggiore quota di morosità che abbiamo e anche se in misura minore comunque diamo anche un contributo all'ambiente. Quindi diciamo una progettualità innovativa che insomma risulta essere alle volte un pochino così difficile dal punto di vista della burocrazia, ma che poi insomma può portare dei risultati interessanti sul territorio. Per quanto riguarda il patrimonio, circa un 75% Presidente poteva essere potenzialmente interessato, vero? Sì. Dalla misura, questo sì, era sì. Il dato. 1380 alloggi circa. Ecco, quindi giusto per avere un'idea. Questo per quanto riguarda il capitolo del superbonus, che ovviamente è oggetto di grande attenzione in questo momento. Parlando però di qualità dell'abitare, c'è un'altra progettualità importante che voi state, sulla quale vi state appunto adoperando, è quello del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PINQUA, in collaborazione con il Comune di Belluno appunto capofila. Di che cosa si tratta? Il Comune di Belluno è il soggetto proponente e noi siamo subentrati per aiutare, diciamo, il Comune. Siamo partiti da zero, nel senso che non avevamo un progetto nel cassetto e abbiamo da subito trovato un'ottima sinergia tra uffici ATER e uffici del Comune di Belluno. Ci sono anche altri enti che hanno collaborato. Il PINQUA è sicuramente un'altra opportunità per il Comune di Belluno perché la progettazione intera cuba in totale un importo lavori di 42 milioni e mezzo. E noi siamo intervenuti con dei piccoli progetti all'interno delle tre grandi aree indicate dal Comune di Belluno, che sono la zona di Cavarzano, la zona di Levego e il centro città. Qual è l'obiettivo, prima di addentrarci appunto un pochino nella presentazione, Presidente? Cioè il progetto PINQUA, il programma a cosa mira? Mira a migliorare la qualità dell'abitare, non solo per quanto riguarda gli inquilini ovviamente dell'ATER, ma per tutti i residenti della città. In particolare noi come progetti abbiamo inserito Casa Carbone a Cavarzano, che è un edificio che abbiamo acquistato dal Comune di Belluno, si trova vicino alla casa di riposo, dove possiamo realizzare 16 appartamenti. E poi sempre a Cavarzano, vicino alla piazza, avremo la possibilità di tamponare il piano terra di un edificio che è già di nostra proprietà e ricavare degli uffici. È prevista anche la rivisitazione della piazza, che attualmente è adibita solamente a parcheggio, mentre nel centro città l'ULS ci ha messo a disposizione un edificio
dove vorremmo realizzare degli alloggi per dipendenti ULSS, operatori sociosanitari e infermieri. E poi nel quartiere di Levego ci sarebbe l'opportunità di costruire due piccoli condomini che potrebbero ospitare circa 10 appartamenti. Quindi comunque sostanzialmente un recupero di immobili di proprietà pubblica che sono da tempo dismessi, se vogliamo. Sì, e preferibilmente evitando l'utilizzo di nuovo suolo. Ecco, questo è l'aspetto principale. Quindi vi state concentrando, ecco, anche su questa progettualità. Sì, anche questa ci ha impegnato diversi mesi, adesso siamo in attesa che esca la graduatoria per sapere se i nostri progetti sono stati finanziati. E tra le altre iniziative, di recente vi è stata una particolare collaborazione, avete siglato un protocollo con l'università, in particolar modo l'Università di Venezia, lo IUAV. In questo caso l'oggetto qual era? Sì, abbiamo pensato che sia opportuno aprirsi anche all'esterno perché finora noi abbiamo sempre lavorato con le risorse interne, però oggi è importante partecipare alle reti che ci sono anche per utilizzare al meglio i finanziamenti che sono sempre più difficili da gestire, come ad esempio i finanziamenti europei. La Regione Veneto ha finanziato questo progetto e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno partecipare. Partecipano due professori universitari dell'Università IUAV di Venezia, due professori universitari dell'Università Ca' Foscari e due assegniste già laureate. Noi abbiamo messo a disposizione il database del nostro patrimonio, togliendo ovviamente tutti i dati sensibili, i dati relativi agli inquilini, e sono state scelte 4 decadi e all'interno di queste 4 decadi per ognuna di queste un edificio tipologico. Anche in Ora, questo caso si vuole comunque andare a fare una forma di efficientamento, giusto, sì, dell'edificio, Presidente? esattamente, si cerca di capire come efficientare al meglio questo edificio tipologico utilizzando anche materiale in loco, quindi si fa prima una diagnosi energetica, poi si fa una progettazione e poi verranno studiate le forme di finanziamento migliori da attivare. La cosa interessante è che poi questo progetto si può attuare su tutti gli edifici tipologici, non solo di Belluno, ma anche delle altre province. Quindi anche in questo caso, insomma, un progetto pilota, innovativo, ambizioso. Sì. Si vede, importante anche la collaborazione comunque col mondo della ricerca. Lei parlava prima di vari enti, realtà, istituzioni, però insomma sappiamo, la realtà dell'università, il mondo della ricerca, quanto importante sia proprio per dare il là a nuove iniziative, progettualità proprio in ambito di innovazione per il Sì. territorio, che poi è una forma anche di aumentare quella che è l'attrattività stessa, del territorio. Tra l'altro a questo progetto partecipa anche un partner aziendale che è MR Energy System SRL, per cui diciamo anche non solo l'università, ma anche aziende private. Certo. Bene, Presidente, io direi che insomma abbiamo fatto così una carrellata delle più recenti iniziative che riguardano proprio l'attività dell'ATER di Belluno. Ovviamente ci ritroveremo perché insomma sono temi di grande attualità di cui si parla molto e quindi insomma avremo modo di approfondire assieme ancora questi aspetti, queste tematiche. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci!